obiettivo che ci siamo posti quando abbiamo pensato a questo volume è stato proprio quello di provare a affrontare insieme questi due temi, cosa per niente scontata, no? Il fatto stesso che esistano dei servizi differenti, che esistano professionisti che se ne occupano in maniera separata di queste questioni, ha sempre anche implicato un approfondimento di tipo teorico sull'area dell'affido e dell'adozione abbastanza distinto. Direi, tranne che nel caso della nostra esperienza professionale, io e la professoressa Rosnati lavoriamo insieme sul tema dell'affido e dell'adozione ormai direi da decenni all'interno del nostro centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, che si è sempre sforzato di vedere la connessione profonda che c'è tra questi due istituti, che potremmo dire sono accomunati da un obiettivo fondamentale che noi abbiamo riassunto in una sorta di slogan, che è il proteggere l'essere figli. Partiamo cioè dall'idea che il primo diritto inalienabile dell'essere umano è quello di essere ciò che è, e in particolare tutti, in maniera direi democratica, siamo figli. Possiamo non essere genitori, possiamo non essere fratelli, possiamo non essere coniugi, ma figli lo siamo tutti. E quindi forse anche per questo che laddove questo essere figli in qualche modo è minacciato, è necessario che si pensino a degli istituti che aiutano ad evitare i rischi legati alla difficoltà di poter esprimere il proprio essere figli, la propria figlietà, noi abbiamo detto, no? Essere figli vuol dire tante cose, vuol dire essere generati, essere partoriti, essere fisicamente in qualche modo legati a altre generazioni, ma vuol dire anche, e come spesso si dice, no, i figli non sono di chi li fa ma di chi li educa. Ecco, noi diciamo non è vero, per essere figli bisogna essere fatti da qualcuno ed educati anche da qualcuno, quindi è vero che si è figli sia di chi ci genera biologicamente sia di chi ci educa. Quindi chiaramente essere figli significa anche essere educati, essere accolti dal punto di vista affettivo, ma anche direi essere inseriti in una storia intergenerazionale, no? Essere riconosciuti come appartenenti ad una stirpe, essere legati in qualche modo ad una storia ed essere riconosciuti nella propria identità anche sociale, quindi per esempio essere riconosciuti nella propria etnia, nel fatto di essere nati in un certo momento storico in un certo paese piuttosto che in un altro, quindi avere la possibilità di essere riconosciuti nella propria totalità di essere umano, no? Quindi essere figli. Allora, affido ad adozione intervengono in maniera diversa a proteggere questo essere figli quando questo essere figli è minacciato. Ci sono minacce che veramente mettono in discussione la possibilità stessa di poter in qualche modo essere garantiti su questi aspetti vitali dell'essere umano e lo mettono in discussione per sempre, per cui c'è una decadenza per esempio della responsabilità genitoriale, oppure c'è proprio un'assenza dei genitori che possono aver abbandonato i figli alla nascita, e in questo caso interviene l'adozione, che è una forma di genitorialità che noi abbiamo detto essere consecutiva, non sostitutiva, ma consecutiva, cioè che viene dopo una genitorialità biologica e che comunque continua la possibilità di sviluppare l'essere figli e lo fa per sempre, per cui si diventa figli a tutti gli effetti, oppure ci può essere una forma di supporto alla genitorialità, in questo caso noi parliamo di una genitorialità condivisa, che è quella proposta dall'affido, che interviene laddove l'essere genitori e quindi dall'altra parte essere figli è messo in crisi, è a rischio, è fragile, e quindi c'è bisogno di un'altra famiglia che intervenga, che possa aiutare per esempio sul piano soprattutto educativo ed affettivo a sopperire alle carenze della famiglia d'origine. In questo caso però in genere si parla di una condivisione della genitorialità temporanea, e dove il rapporto tra le due famiglie rimane vivo anche da un punto di vista concreto, cioè c'è comunque tra le condizioni fondamentali perché l'affido riesca anche un mantenimento dei rapporti con le famiglie d'origine. Beh, questo è un tema su cui abbiamo fatto tantissima oggetto di ricerca, perché è un tema proprio che attiene all'identità, cioè riguarda l'adozione internazionale in primis, ma non solo, perché ci possono essere, e sono anche abbastanza numerosi, i bambini in adozione nazionale che però vengono da famiglie in cui è evidente la differenza etnica, quindi non è solo un tema specifico dell'adozione internazionale. L'identità etnica riguarda il corpo,
cioè quell'aspetto, quella parte del sé che lega quella persona per sempre al background, al gruppo etnico di provenienza e attraverso di questo anche alla famiglia di origine. Questo tema è stato appunto particolarmente approfondito e, come dire, la sfida dei ragazzi adottati e affiancati dai loro genitori è che valore ha questo riferimento al background, alla cultura di origine? Ha valore, ha un significato oppure è un riferimento vuoto? Il corpo è un involucro, e uso questo termine che è stato riportato da un ragazzino durante un'intervista, che si sentiva appunto italiano in un involucro da peruviano. È appunto, oppure ha un significato, ha un senso, ha un valore. E quindi i genitori nell'adozione sono chiamati a un compito aggiuntivo di socializzazione culturale che significa conoscere, assorbire, dare valore alla cultura di provenienza per poi piano piano poterla trasmettere al proprio figlio a seconda delle varie fasi del ciclo di vita, ecco. Le cose che abbiamo messo in evidenza anche alla luce di esiti di ricerche che abbiamo portato avanti sul tema dell'affido è stato che dell'affido spesso si ha una visione un po' monolitica e direi anche un po' riduttiva, cioè l'affido è una forma di intervento che si ha quando la famiglia d'origine non è in grado di venire incontro alle esigenze del bambino e quindi si tratta di allontanare il bambino dalla sua famiglia di nascita e di inserirlo in un'altra famiglia, in genere con un'idea di inserimento a tempo pieno per un tempo che la legge prevede essere di 2 anni con possibilità di rinnovo e che molti, e giustamente anche sulla base dell'esperienza, ritengono che poi possa proseguire anche oltre i 2 anni fino ad arrivare alla maggiore età, e che questa sia l'unica forma possibile di affido. Ecco, l'esperienza che abbiamo fatto anche attraverso il lavoro di questo libro ci ha consentito di mettere in evidenza che l'affido non è soltanto questo, cioè non è soltanto quello a tempo pieno, non è soltanto quello sine die, che pure c'è ed è vero, è molto presente nella nostra realtà sociale, ma può essere un affido anche molto diversificato. Abbiamo parlato di forme, chiamiamole leggere di affido, che tra l'altro per certi aspetti potrebbero essere anche molto favorenti l'apertura delle famiglie ad una disponibilità all'affido. Pensiamo per esempio all'affido a tempo parziale, tutte quelle forme di aiuto ai bambini, per esempio, non so, nei weekend, nelle vacanze, oppure la sera per i compiti, cioè con una sorta di supporto che affianca quello il percorso della famiglia di nascita, che magari si trova in una difficoltà anche temporanea, e che vede altre famiglie che si occupano dei loro figli come se fossero i propri, ma continuando a mantenere una certa distinzione, diciamo, rispetto all'appartenenza originale del bambino. Ci sono poi delle forme di affido che abbiamo anche molto sperimentato in questi ultimi anni, ahimè, di emergenza, no? Pensiamo a tutte le forme di affido di bambini, per esempio, profughi della guerra, oppure che vengono dalle situazioni di immigrazione, per cui ci sono state anche forme di supporto temporaneo legate all'emergenza e quindi chiaramente molto diverse da quello che è appunto l'affido sine die, dove il bambino viene inserito nella famiglia magari per 10-15 anni. Ultimamente sono state sviluppate in alcune realtà territoriali anche forme molto interessanti di affido, per esempio c'è questa esperienza dell'affido culturale in cui i bambini che nella loro famiglia di nascita non hanno la possibilità di sperimentare esperienze culturalmente rilevanti, per esempio le visite ai musei, l'accesso a certe realtà artistiche, culturali legate alla letteratura, all'arte, eccetera, vengono accompagnati da altre famiglie che queste disponibilità e questa apertura culturale ce l'hanno per essere aiutati a sviluppare anche, come posso dire, potenzialità, ecco, e risorse che probabilmente nelle loro famiglie di nascita per mille motivi non hanno la possibilità di sperimentare. Oltre all'affido così in senso lato, abbiamo voluto mettere un accento alle differenziazioni che nel tempo si sono osservate anche nelle forme di proposta, no, dei servizi rispetto all'affido, e cioè delle forme
di affido che sono specificamente dedicate, per esempio, ai neonati, ai bambini da 0 a 2 anni, oppure ai ragazzi che sono ormai oltre la maggiore età, ma che una volta forse si riteneva potessero essere già in grado, no, di affrontare la vita anche senza necessariamente il supporto di una famiglia dopo i 18 anni. Oggi dopo 18 anni non sono in grado ancora di condurre una loro vita autonoma, quindi si è pensato che anche in questo senso era necessario che anche nei confronti dell'affido ci potessero essere delle possibilità, ecco, di accompagnamento all'età adulta da parte di famiglie affidatarie, anche laddove però non c'è più un affido come quello previsto per i minorenni. Quindi si parla di un affido che non c'è, ma che di fatto ultimamente molti servizi, molte realtà stanno sviluppando. Peculiari sono le esperienze, per esempio, dell'affido di bambini stranieri, e lì, ad esempio, si stanno sviluppando anche delle forme interessanti di affido omoculturale, cioè di affidi a famiglie che vengono dalla stessa etnia o dallo stesso panorama religioso, per esempio, del bambino che viene preso in affido, e che quindi vengono ritenute anche più adatte a poter venire incontro alle esigenze, alle abitudini e ai costumi del bambino che viene dato in affido. Un'altra forma molto importante da ricordare tra queste forme peculiari di affido e differenziate di affido è quello che è portato avanti da l'associazione Paideia di Torino, a cui poi abbiamo dato proprio ospitalità dentro il volume per un intervento specifico di persone che se ne occupano, che è quello della proposta di affiancamento familiare, cioè dove è molto evidenziato proprio quel tema del rapporto tra famiglie di cui parlavo prima, cioè la famiglia d'origine non rimane, di nascita non rimane sullo sfondo, ma è concretamente attiva nel lavoro educativo nei confronti del proprio figlio, e nel caso dell'affiancamento familiare la famiglia affiancante e quella affiancata condividono in maniera molto visibile e molto concreta il lavoro educativo nei confronti del loro figlio. Abbiamo fatto qualche ricerca che ha dato qualche risultato interessante. La pandemia è stato per tutte le famiglie un tempo sospeso, molto difficile da affrontare, e devo dire che in non pochi casi, sia di famiglie affidatarie sia di famiglie adottive, è stato vissuto come un tempo propizio, proprio perché è un tempo di sospensione delle attività quotidiane, dell'affanno quotidiano, per instaurare legami, anche legami di attaccamento più saldi. Eravamo partiti un po' da questa ipotesi che fosse un pile up, si dice, cioè un accumulo di eventi stressanti per le famiglie affidatarie e per le famiglie adottive, quindi il sovrapporsi di un ulteriore evento critico come è stato quello della pandemia, e che questo, come dire, l'ipotesi è che avrebbe potuto indebolire aggravare la situazione delle famiglie che già affrontavano la sfida dell'affido e dell'adozione. In realtà, soprattutto per quanto riguarda l'adozione, quello che è emerso da questa ricerca è che le famiglie adottive si sono dimostrate assolutamente in grado di affrontare questo evento, e anzi hanno messo in gioco delle risorse aggiuntive, delle risorse non così diffuse, in particolare il risultato che le madri adottive hanno mostrato un senso di coerenza maggiore rispetto a quello che avviene nelle famiglie non adottive. Senso di coerenza vuol dire una percezione del mondo come dotato di significato, e quindi qualcosa che può essere affrontato e non qualcosa di oscuro e minaccioso. È un tema questo su cui abbiamo lavorato molto, che viene dalla prospettiva salutogenica di Antonovsky, ma che è risultata molto, una chiave di lettura molto interessante anche in questo caso. L'adozione è un percorso, un lifelong process. Innanzitutto perché non si smette di essere figli e non si smette di essere figli adottivi, quindi è qualcosa che riguarda tutta la vita, tutte le fasi del ciclo di vita. La ricerca a livello internazionale, ma anche alcune ricerche che stiamo conducendo proprio in questi ultimi anni, hanno focalizzato l'attenzione proprio sull'età adulta
dei ragazzi degli adottati, quindi sulle sfide nell'affrontare l'età adulta. Il risultato particolarmente significativo è la transizione alla genitorialità di persone, di adulti adottati, perché nella transizione alla genitorialità, come dire, vediamo il precipitato, diciamo, di tutta l'adozione, ovvero vediamo come affrontano questa transizione del diventare genitori, del mettere al mondo un figlio, dello sperimentare un legame biologico che forse non hanno mai sperimentato o hanno sperimentato ovviamente in una fase molto circoscritta della loro vita. Riemerge il tema della somiglianza, il nuovo nato a chi assomiglia? Potrebbe mostrare degli elementi delle somiglianze rispetto ai genitori di nascita degli adulti adottati. E poi c'è tutto il tema della comunicazione, cioè mentre rispetto all'adozione, quindi mentre quando erano bambini o adolescenti il compito di comunicare l'adozione, questo tema dell'apertura comunicativa sulle tematiche adottive, è un compito specifico dei genitori adottivi, diventati adolescenti e adulti a maggior ragione all'interno di relazioni intime, e c'è il tema di che cosa loro, diventano loro i protagonisti della comunicazione rispetto alle tematiche adottive, di una rivisitazione anche del significato che l'adozione ha avuto all'interno delle loro vite. Si rivolge, direi, a tutte le persone che in qualche modo sono interessate alla tematica dell'affido e dell'adozione, quindi intendo operatori di area sociale, psicologica, giuridica, che abbiano interesse per l'argomento, che vedano questo oggetto come oggetto fondamentale del loro lavoro, per figure come studiosi, ricercatori che si occupano di questo tema da un punto di vista accademico, ma direi anche famiglie, persone che vivono nella loro esperienza familiare, ma anche nei rapporti sociali, nella loro famiglia estesa, l'esperienza dell'adozione della figlia. La figlia e l'adozione non sono esperienze individuali, ma sono esperienze che intercettano prima di tutto una questione relazionale, delle relazioni familiari, delle relazioni col sociale, e che implicano un dialogo, direi, tra discipline differenti. Di fatto, come si può vedere leggendo il volume, le voci che dialogano tra loro sono voci che provengono da realtà professionali anche molto differenti, proprio perché il tema è un tema interdisciplinare, tant'è vero che diciamo allegato al volume c'è questa possibilità di un approfondimento anche con delle risorse online che consente di approfondire le aree che sono un po' meno centrali all'interno del volume, quindi in particolare l'area sociale e l'area giuridica. Affido adozioni sono realtà anche numericamente molto diffuse, e quindi possiamo immaginare che i futuri psicologi, i futuri assistenti sociali, come dire, con un'elevata probabilità andranno a lavorare in questo settore o incontreranno nel loro lavoro famiglie adottive affidatarie da accompagnare per un tratto. Per cui si è ritenuto che fosse fondamentale che avessero almeno una prima infarinatura. Non solo affido e adozione sono gestiti da servizi diversi, distinti nel nostro territorio, ma molto spesso come dire, il sapere, il know-how degli operatori si basa sulla propria esperienza. Quindi vediamo in questo settore, così come anche in tanti altri, certo non solo questo, che la prassi e la ricerca, la riflessione teorica viaggiano veramente su due binari paralleli. Invece è fondamentale, e l'obiettivo, diciamo, ultimo del libro è proprio questo, quello di diffondere quella che noi definiamo una cultura scientificamente fondata sull'affido e l'adozione, cioè basare un intervento che abbia come supporto i risultati delle ricerche che sono
veramente in Italia ancora poco conosciuti, cioè c'è tutta una letteratura internazionale sull'affido e l'adozione, che nazionale ed internazionale, che è poco conosciuta dai nostri operatori e da coloro che, come dire, sono poi a stretto contatto con le famiglie. Adozione e affido sono dei percorsi praticabili, percorribili. C'è molto bisogno di rilanciare l'affido e l'adozione e soprattutto una cultura dell'accoglienza familiare. Sono dei percorsi praticabili mai da soli, nel senso che sono forme di genitorialità sociale che quindi possono essere, come dire, percorsi che si possono fare se accompagnati da un contesto sociale che dà supporto, che sostiene, e quindi da qui anche la responsabilità che il sociale ha nell'accompagnare queste famiglie. E su questo devo dire che c'è ancora molto da fare, soprattutto in Italia.